Comunque, sì, il problema sono quelle reti. Non dobbiamo dimenticare che qui, prima di tutto, prima delle marce, prima delle buone intenzioni, che questa battaglia non dobbiamo vincere. Sono tanto ce la vinciamo per un esempio, se no saremo un altro di quegli esempi che hanno fatto tanto da soli. E la via per vincere noi, ma per far vincere quel programma, è una sola: passare dentro quelle reti. Non ci sono. Per tanti anni ci abbiamo girato intorno, adesso purtroppo non dobbiamo più, non possiamo più evitarlo. Qualcosa bisogna fare. Chi si sente taglia, chi non si sente sta indietro. Non tireremo né un sasso, né una briciola, nulla, non troveremo nessuna provocazione. Saremo cittadini che vanno a esercitare il loro diritto di giustizia, che quelle reti infatti. Perché ricordiamo che quelle reti sono proprio di un cantiere, di un progetto che era solo preliminare di questo definitivo, di un progetto che mancava di tutto, un progetto sotto cui, in cui sono state fatte complessivamente 120 file di osservazioni, contro cui dopo la protezione del CIPE, è stato solo due ricorsi, uno di 70 pagine del migliore amministrativista di Torino, l'altro di una anche capacissima avvocato di Roma, che non sono stati ancora cercati. C'è tutta una congiura, un complotto di alcuni organi dello Stato perché tutto si fermi, ma quelle reti sono illegali, perché illegale è il cantiere. E illegale è il 21, è scaduta un'altra cosa molto grave. Il 21 era l'ultimo termine, l'ultimo ultimatum lanciato l'Unione Europea per fare il trattato di Italia e Francia. D'accordo che l'Unione Europea è una rete pernata, che come la Siria, ma questo, su questo è computato tutto. Questo trattato significa che non c'è accordo tra i due stati per fare l'opera, perché il trattato di Torino vale soltanto per gli studi. Però per fare l'opera si fa un accordo, un trattato specifico, pure verificato i parlamenti, che i due stati devono confermare la volontà dell'opera, ma loro a parole, stanziando già, impegnandosi a fissare negli anni futuri le somme che saranno necessarie costruite. L'Unione Europea ha sempre molto condizione che le opere devono comunque essere terminate, non vuole finanziare le cattedrali in deserto o altro. Quindi se manca questo accordo, se tanti paesi non sono messi d'accordo, né si potranno mettere d'accordo, significa che l'opera non c'è, non esiste. Di conseguenza il tunnel dovrebbe quantomeno fermarsi. Cosa si fa un tunnel geneotico su un'opera in cui due stati dal giugno 2008, il primo termine imposto in Europa del giugno 2008, non riescono a mettersi d'accordo sul sottoscrivere il fatto che si impegnano a fare l'opera. Significa che quello non serve. Quello è un altro motivo di legalità. Su quel faccio una breve parentesi, sentiamo il motivo per cui dicevo non potranno farlo. Perché il progetto era completamente illegale, per tanto di Torino fissava dei termini, e la parte internazionale a cui dovevano contribuire due stati finiva a Cusoleno, non a Chiusa. Adesso, come dice Pirano, dice che da Chiusa sono recati a Susa, vuol dire semplicemente non che l'Italia si è aumentato per effettuare, guadagna 400 milioni, ma che l'Italia fa un miliardo di più, perché la parte tra Bussoleno e Chiusa vale, che da cui la Francia si ritira, ma si ritira semplicemente perché dovrebbe mai dovuto essere messa dentro, vale che l'Italia di fatto riconosce di dover pagare un miliardo di più della sua quota. E quell'aumento del 37,41 che vi hanno detto abbia strappato semplicemente il compenso dal fatto che l'interesse di esecuzione diventa superata. Quindi noi con questa low cost l'Italia va a pagare un miliardo di più che non può fare. Comunque, queste reti sono illegali perché tutta l'area, compresa la zona archeologica, non c'è il minimo, non è un progetto, non c'è nulla. Io sono stato in Comune di Chiomonte, quando c'era il sindaco e la giunta, che mi hanno mostrato che è una rete che perfino il sindaco di Chiomonte, non vorrei che il cielo e Deus mi tirasse un super sopra il corpo, faceva una lettera perfetto dicendo che l'ordinanza era soltanto per lo sgombero, ma non prevedeva di fare alcuna opera. Quella è opera, non deve esistere, incluso un vincolo archeologico, non si può neanche sanare. E poi chi lo presenta la domanda? Anche se c'era la sovrintendenza, lo desse l'autorità, chi lo presenta? E il DF non lo studiano in comune, perché la lo presentano le forze di polizia per la distribuzione. Cioè, lì non c'è alcun fondamento di realtà, quindi andare a tagliare quelle reti
Noi abbiamo denunciato 3 settimane fa, ha ricordato Alberto, questo culto di Dio, per questo di sotto, non hanno risposto. Si vede un imbarazzo per la Baia, che non è una settimana tra l'assentamento e l'ordinanza. La parte sotto siamo nello stesso punto, è più discutibile, ma come si può procedere a parte delle recinzioni che non sono quelle del progetto, quando non si ha ancora certezza di disponibilità dell'area? Perché loro hanno fatto delle pratiche di esproprio mascherandole come occupazione, che è completamente illegale perché il progetto prevede opere permanenti. Intanto che non hanno la certezza di poter espropriare quei terreni, certezza che è difficile che ne abbiano, perché il progetto l'ha talmente togliato che non gli consente più quello, a che titolo? Non avendo il permesso di fare, non avendo la proprietà di quello, la pubblica utilità è stata data per un'opera che si chiama cantiere. Se loro non hanno l'interno del cantiere, che titolo mettono le reti? Che titolo sbaglio? Per cui, dicevo, al di là di altre cose, noi abbiamo veramente anche una sostanza di diritto da difendere. Noi dovremmo girare veramente quei cesoni in tasca, ma difendere non soltanto con mano, pure cesoni. E questa azione che fa la Digone tutta e tutto è un altro degli aspetti che dovremmo osservare. Secondo me, sono stato colpito da quella relazione che circola in rete di quel ragazzo che racconta di un accertamento della Digone. Che questo clima di questa è la novità, non c'era questo clima di terrore, questo impaurire la gente. Ma noi non chiamiamolo Digos che è una chicchetta detersivo, chiamiamolo per quello è, si chiama polizia politica. E allora, come facciamo questo? Ma quando vediamo che la polizia politica, pur facendo che un quadro di legge che possono farlo, fate operazioni che ci sembrano un po' sessive, cominciamo ad annotare i nomi, se riconosciamo, perché se non c'è certo noi, noi dobbiamo accettare loro, che semplicemente deve restituire pari pari. E per il momento noi non raccogliamo niente, ma prendete appunti, scrivete un foglietto data, giorno che avete vissuto letto. Se vedremo in futuro che ci sarà un quadro di persecuzione politica, a questo punto ne renderemo conto. Io non sono d'accordo con Claudio Canzini sulla possibilità di Caselli di agire contro il movimento. Ma 3 mesi fa il commissario per l'Unione Europea, che è il numero 3 dell'Unione Europea, ha scritto la lettera Dear Members of the Top Movement. Allora Caselli cosa fa? Incrimina anche il governo dell'Unione Europea, visto che si rivolge con tanta confusione a degli esponenti del genere. Non penso, la nostra dimensione ormai è già una forza. Siamo un boccone duro, un boccone amaro anche per Caselli. E dobbiamo questo, perché noi siamo dalla parte della giustizia, è la giustizia che si fa duri a digerire, non altre cose. E per rappresentare la giustizia noi dobbiamo andare verso quelle, andare composti, con la tranquillità dei cittadini. Probabilmente subiremo degli attacchi brutali, non dobbiamo reagire se non con l'unico modo su cui abbiamo dei diritti, fare un taglio per questo. Poi non importa, la ricuciranno, ma il taglio della rete è un gesto simbolico. Ed è quel gesto simbolico con valore economico enorme. Perché della CMC, quando CMC ci hanno fatto la testa così per 6 mesi fino a gennaio e poi sono spariti? Perché neanche il CMC vuole andare a lavorare in un cantiere in cui non può fare tutto quello che vuole. Perché le imprese di cantiere non vogliono proprio poter fare tutto quello che vogliono. Vogliono che non ci sia nessuno che si opponga. E alla casa di cemento, di cementare, tutte le falde, fa tutto questo. E sanno che c'è questa pressione. E questa pressione dobbiamo manifestare con coerenza, con giustizia, perché l'unico segnale che non si può dare proprio nemico è la politica.